Buonasera a tutti, molto brevemente, insomma, perché effettivamente capisco che le esigenze sono strette per tutti. Dunque, una quindicina d'anni fa, faccio un intervento un po' di apertura sulle fonti, poi la dottoressa Porti in casa approfondisce il discorso della parte didattica del progetto didattico, insomma, che poi il lavoro che è stato fatto. E questo progetto, che appunto è stato selezionato nel concorso di altri beni culturali, parte dal fatto che circa 15 anni fa la Granata Orlandi ha deciso di valorizzare il suo archivio e di fare una ricerca che raccogliesse le fonti sia documentali, essendo una cooperativa chiaramente ha tutti i verbali delle sue quindi è una storia molto ricca che parte dal 57 ad oggi e dà uno spaccato molto importante sia sul piano politico, sociale, documentazione dei consumi dell'agricoltura, trasformazione dell'agricoltura. E accanto ai documenti d'archivio raccoglievo come gruppo di lavoro l'archivio fotografico, il fondo Pasquali, no? Pasquali era questo genio che andava per le campagne, queste cose meravigliose con questo fondo. Bellissimo, raccogliendo una trentina di video interviste a personaggi che ormai sono quasi tutti deceduti, perché 15 anni, insomma, erano già anziani allora, che abbiamo depositato come gruppo di lavoro qui al centro di documentazione. E poi, insomma, abbiamo prodotto anche un volume, sugli articoli, un gruppo di lavoro, cioè la Presidente Babilani, la Chiarenza Trofi, un gruppo di lavoro che è il mondo centro università, per cui non credo che sia un lavoro bellissimo sulla loro promozione e capacità di promozione. E questo fondo è depositato qui all'archivio del centro di documentazione e nel momento in cui io sono tornata con invece al comune di come amministratore, abbiamo pensato come amministrazione comunale di calare quelle fonti e quel lavoro, essendo appunto a Granarolo, comunque è anche il nome, insomma, in qualche modo, anche se Granarolo non è la storia del comune di Granarolo, perché è una realtà ovviamente molto più ampia, anche come nasce, però insomma questa similitudine con il nome chiaro che è forte a livello territoriale, abbiamo pensato di calarla sulla nostra realtà territoriale, valorizzando anche l'archivio storico e quindi facendo un lavoro didattico che in qualche modo riconduca i ragazzi a riconoscere. Adesso questa per esempio è una foto dove si vede dei primi raccoglitori di latte, uno di questi è il padre del sindaco storico, quindi insomma i ragazzi ovviamente si immedesimano molto facilmente in una storia del genere. E quindi abbiamo pensato di sfruttare questa cosa, mettendo in parallelo e valorizzando l'archivio comunale. Chiaramente avere due fondi archivistici, la possibilità di avere archivi diversi nella rete di questo progetto, ci ha consentito anche, come poi racconterà meglio Agnese, di coinvolgere non solo i ragazzi dell'istituto comprensivo sul nostro territorio, ma anche ragazzi delle superiori che hanno svolto un lavoro poi anche qui al centro di documentazione. Ecco, l'ultima cosa, questo genere di fonti, essendo laddove insomma si rivolge a una storia territoriale molto ampia, molto più ampia del solo Granarolo, può essere anche sfruttato per fare operazioni di questo genere anche su altri comuni, insomma. Lì non ci sono solo ovviamente produttori di Granarolo, ma ci sono produttori di tutta la provincia, di regione, quindi insomma si usa questo, si può sfruttare questo primo lavoro anche per affrontare e mettere a confronto altri fondi comunali con questo percorso che poi Agnese, insomma, sul piano didattico invece ci verrà a vivere. Sì, la scommessa era proprio quella di partire da tutta questa documentazione meravigliosa, però poi mettendola a disposizione delle classi, capire come fare. Intanto le attività che sono andate dal 15 ottobre 2014 e si concluderanno il 7 giugno 2015, noi non vi possiamo far vedere quelle meravigliose foto dove i ragazzi già hanno effettivamente portato a termine. 6 incontri di progettazione del gruppo di lavoro, incontri di progettazione con le insegnanti coinvolte, di modo che il lavoro fosse condiviso e non calato dall'alto, 2 sopralluoghi archivistici per selezionare il materiale che poteva essere offerto agli studenti, 3 visite ad una stalla che ancora oggi produce, alla Granarolo Spa Gran Latte, al Museo della Civiltà Contadina e complessivamente 16 laboratori e azioni didattiche comprese.
quattro classi della scuola media di Granarolo dell'Emilia e i due gruppi interclasse del liceo Sabi e dell'Istituto Agrario Serpieri si sono incontrati e ogni gruppo insegnava all'altro gruppo qualche cosa che aveva imparato, quindi l'educazione fra pari è stato veramente molto interessante. Appunto le classi, come vi dicevo, 121 studenti, 6 insegnanti e 3 dirigenti scolastici, anche dal punto di vista organizzativo non è sempre stato facile. Qual era l'obiettivo? La valorizzazione del bene culturale latte, abbiamo detto, io amo i beni culturali, quindi era evidente che questo dovesse essere. Per parlare però di una produzione agroalimentare che era radicata nel territorio ma non vocata al territorio, perché era, si contestualizza questa vocazione in un momento storico preciso che andava compreso, quindi da questo il punto, e il prodotto finale è la realizzazione di questa guida cicloturistica con mappatura dei principali poderi che nel corso del Novecento producevano latte. È una guida digitale, non cartacea, per il momento è prevista soltanto la versione digitale, che sarà poi caricata sul sito di Fonti di Pianura. La ricaduta sul territorio evidentemente è la ricostruzione di una storia e l'attivazione di un percorso di memoria di una vicenda storica novecentesca. Obiettivi didattici, ecco, questo è, secondo me, potrebbe essere rilevante se abbiamo fra il pubblico anche degli insegnanti. Prima cosa, apprendere cosa? Apprendere la storia del latte nel bolognese fra XIX e XX secolo, cercare di fare capire ai ragazzi che cos'è la mezzadria, che cos'è stata la cooperazione in quella fase storica e la storia della nascita del Granarolo. Quindi, già questo. E poi conoscere il territorio, nel suo insediamento storico e quindi parlare più genericamente della società locale. Poi identificare e localizzare i punti di interesse, perché era evidente che se dovevamo fare una guida cicloturistica dovevano essere identificati dei punti di interesse sia nel territorio, quindi nella vita quotidiana di questi ragazzi che sono per la maggior parte granarolesi, sia nella riproduzione cartografica del territorio, quindi in due dimensioni completamente diverse. Selezionare la documentazione di accompagnamento alla scheda del punto di interesse, una foto, un video, ci sono diversi tipi di documenti, e lo storytelling, cioè scrivere di storia e anche di geografia. È stato chiesto loro, ad esempio, di scrivere una breve storia della Granarolo in 5.000-10.000 battute e di scrivere per ogni punto di interesse una scheda di non oltre 700 battute, quindi in modo che loro avessero ben chiaro qual era il compito. Poi imparare a interrogare le fonti, i testimoni, perché abbiamo anche dei testimoni, e imparare ad insegnare, la peer education, imparare a valorizzare e a presentare il prodotto finale. Il prodotto sarà presentato ufficialmente il 24 maggio e i ragazzi avranno un piccolo stand in cui faranno un po' di promozione del loro prodotto. Alcune questioni sul metodo, vado velocissima. Il metodo, l'archivio come luogo di apprendimento, l'approccio che i ragazzi hanno avuto è stato proprio quello dell'archivio, l'archivio comunale di Granarolo dell'Emilia. L'archivio è stato presentato agli studenti più giovani, cioè ai ragazzi delle medie, come uno dei luoghi in cui si trovano raccolte le tracce materiali del passato. Un luogo, quindi, un luogo nel quale entrare fisicamente, cosa diversa dal punto di vista metodologico, portare le fonti da un'altra parte, quindi fare entrare concretamente i ragazzi in archivio, farli girare senza spiegare loro nulla. All'inizio noi abbiamo detto provate a guardarvi intorno, cercate di capire che cosa diavolo succede qua dentro, e poi piano piano una fase esplorativa grazie ai suggerimenti degli esperti e naturalmente la consultazione dei documenti. Io qui ho semplicemente raccolto alcuni documenti che sono stati presentati loro, ad esempio 1950-55, faldone che raccoglie le imposte di consumo e documentazione dei lavori murali. È una fase di grande crescita e alcuni di questi contadini che entravano nella cooperazione facevano degli ingrandimenti, costruivano stalle più grandi, eccetera, eccetera. Quindi c'erano queste implementazioni dei lavori.
una denuncia di lavoro orario, se una significa poco, ma se in un determinato periodo ce ne sono molte, sono numerose, significa che in quel territorio c'è una crescita consistente. E poi il censimento dell'agricoltura del 1970, nello stato di sezione definitiva, quindi c'erano i poderi con i capi di bestiame posseduti e abbiamo notato che erano molto numerosi, c'erano sempre maggiori poderi che avevano un certo numero di capi di bestiame. Il metodo, seconda questione, l'archivio come luogo di studio e di ricerca, in questo caso questo archivio, i ragazzi più grandi in questo caso sono venuti qui all'archivio del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale. In questo caso l'archivio abbiamo potuto presentarlo come il luogo in cui si può costruire una storia, la costruzione di un'informazione, per dare un'idea generale di contesto e quindi spiegando loro come si può fare una storia a partire dai documenti, senza dando loro un compito successivo che era quello di fare i piccoli storici. E poi i luoghi, evidentemente, la pratica storica, lo diceva all'inizio la professoressa Marchi, insomma storia e geografia in questo caso sono vicinissime, quindi un rapporto privilegiato con lo spazio, i ragazzi hanno visitato le stalle ancora funzionanti, la Granarolo Spagrandate e il Museo della Civiltà Contadina. Ho finito, quasi finito. E poi l'incontro con le persone, perché stiamo parlando di una storia del secondo dopoguerra, immediato secondo dopoguerra, alcune persone sono ancora vive e soprattutto l'assessore Bertagnoni aveva realizzato nel 2003-2004 molte video interviste ad alcuni dei protagonisti di quel periodo e quindi noi abbiamo fatto visionare ai ragazzi alcuni stralci significativi, abbiamo fatto incontrare loro Valerio Dandini che era l'ex presidente della Granlatte e abbiamo chiesto loro di realizzare una video intervista, quindi sono stati loro con le loro curiosità a realizzare un'intervista a quasi 15 anni di distanza, insomma certamente a più di 10 anni di distanza da quelli svolti nel 2003. Io devo dire si sono molto divertiti. E l'incontro con l'Associazione Amici della Terra, la sezione di Granarolo, per cercare di capire com'era il territorio granarolese, quindi l'insediamento, l'architettura rurale, le culture, il paesaggio tipico. Abbiamo pensato che fare avere ai ragazzi questo tipo di informazioni da parte di persone che se ne occupano concretamente fosse più semplice, perché la sensazione che abbiamo avuto, soprattutto lavorando appunto con gli amici della terra, è che i ragazzi vivono in queste zone, evidentemente sono i luoghi della loro vita quotidiana, ma non li vedono fondamentalmente. E quindi quando poi invece l'informazione viene filtrata attraverso un'altra modalità, invece si rendono conto, ah ho capito, allora è in quel posto al Piglio, esattamente, se gliel'avessimo descritto nello stesso modo fin da subito non avrebbero mai individuato di quale posto si trattava. Quindi mediare attraverso un'esperienza che è l'esperienza di altre persone di quel luogo, che però quel luogo conoscono meglio, è risultato vincente per comprendere quello che doveva essere restituito